amici di Now, siamo tornati per uno dei miei allenamenti preferiti, il Fluid, quello che ci permette di avere un allenamento total body, dove ci entriamo veramente in, diciamo, in sintonia con noi stessi, perché questo è il mese della disintossicazione, no? Detossificazione. E per farlo dobbiamo anche entrare mentalmente dentro il nostro corpo, così vedete ogni giorno l'allenamento come un appuntamento, no? Ti dice toc toc toc, ti vedo alle 3, ti vedo alle 4, così ci alleniamo insieme e cominciamo veramente a aiutarci a ritrovare la nostra forza, la nostra potenza sul nostro corpo e sulla nostra vita. Ok, partiamo le gambe indietro e vorrei che mi girate le mani in giù, perché per lavorare in quadrupedia e per lavorare su molti di questi esercizi mi avete già detto che mi dà fastidio i polsi. Ok, i polsi sono molto importanti proprio per tutto il lavoro calistenico, ok? Perché comunque è una giuntura che è necessaria per tenere i pesi, necessaria per fare flessioni, necessaria per fare le prese, necessaria per fare un downward looking dog e quant'altro. E così, man mano che tu cominci a diventare più forte, vedrai che anche le vostre polsi diventeranno più forti. Adesso portiamo su sui talloni, i talloni su, le ginocchia su, e facciamo una piccola pressione verso basso in quadrupedia, braccia e gambe insieme, ok? Giù e su, respira. E giù e su, e respira, e giù e su, respira, e giù e su, e porti indietro i talloni, oh, allunga la schiena indietro, e pedala, destra e sinistra, non c'è fretta oggi, e Fluid è sempre un ottimo consiglio come riscaldamento, ok? Quando volete trovare, diciamo, a volte dici, non voglio riscaldarmi più di quella che mi fa in quell'allenamento, passa un Fluid e vedrai tutto il riscaldamento che ti serve. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e porta la gamba destra in avanti, gamba sinistra in avanti, aggrappati proprio sul alluce, ok, proprio su e ti tiri sulla schiena e lascia destra e sinistra, proprio una piccola stiracchiamento, ancora 4, 3, 2, poggi le mani giù, piega le gambe, 1, e due, estendo, inspira, e estendo, senti come la schiena si risveglia, 2, estendo, ancora 1, estendo, ok, porta le mani giù a terra, destro indietro, sinistro indietro, e scendiamo, piano, 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 piano. Se devi appoggiarti a terra, ti appoggi. Se non puoi appoggiarti a terra, tendi. Adesso fianchi a terra. Mini cobra. Adesso qua comincio a alzarmi e scendere con le spalle. 1, 2, 3, 4 e 5. Spingo indietro, curvo i piedi sotto di me. Downward looking dog. Allunga la spina dorsale fino al coccige. Inspira, porta i tricipiti indietro verso i piedi, i bicipiti di fronte a voi, ok? E porta di nuovo destra in avanti, sinistra in avanti, prendo le alici e tiro su. Allunga la schiena, appoggio le mani, guardo in avanti. A questo punto, in un singolo respiro, spira su, su. E scendo giù di nuovo. A questo punto porto le gambe indietro. Adesso cammino indietro, si chiama beast. Cammino indietro e cominciate a fare piccole passi in avanti. Passo in avanti, passo in avanti, passo in avanti e poi indietro, indietro. Ok? Proprio per sentire come diventi parte del tuo corpo, ok? Come un animale. Ancora in avanti e torno indietro. Ok, torno indietro, porto le gambe destre in avanti, rimango qua, abbasso i fianchi e senti come il flessore delle gambe si allungano. Io voglio aprire le anche. Inspiro, torno indietro, porto la sinistra in avanti. Ok, rimango, porto le anche in avanti, inspiro, torno indietro. Di nuovo destra in avanti, anche.
Anche la schiena, porta la schiena un po' inarcato e torna indietro. Sinistra. Senti come cominci ad essere sempre più sciolto, ok? Sempre più sciolto, sempre più pronto per fare altri movimenti ancora più impegnativi. Torni indietro. L'ultima. E giriamoci, giriamoci, giriamoci. Mi piace, lo sapete che mi piace questo movimento, eh? Vado avanti, indietro, apro le anche, lo senti sull'interna coscia. Continuate a dondolare ancora. 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, mani a terra. Ok, sempre con quei polsi a rovescio, ok? Proprio a rovescio, che stanno allungando. E vado verso destra e fletto la gamba sinistra, ok? A martello. Qui dovete andare molto cauti, molto lenti, okay? Perché lo stretching ognuno c'ha su, ognuno c'è, può anche cambiare da giorno in giorno, eh? Cioè un giorno sei più sciolto, un giorno sei più legato, e vai piano 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 piano, senti come si allarga, come si allunga, come si sente che si sta risvegliando quei muscoli, scendo, inspiro, scendo. Ancora inspiro e scendo. Vedi com'è bello che cominci a sentire svegli, cioè i muscoli che si risvegliano. Quante soddisfacente. Giriamo di nuovo. Porta la gamba indietro e scendiamo piano piano piano. Ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e appoggio a terra. Su e destra e sinistra con la spalla. Destra e sinistra con la spalla. Penso proprio stiamo risvegliando tutto, porto i piedi sotto, torno indietro da un looking dog, bicipiti in avanti verso la testa, bicipiti indietro verso i piedi, allunga i coccigi verso alto, respiro e porto indietro piegando le ginocchia, ok? Apro, ok? E mantengo l'equilibrio con i talloni sollevati. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggi le mani, porto le ginocchia in avanti, appoggi i talloni e mi allungo, 4, and 3, and 2, piego le gambe, cammino in avanti, abbasso i fianchi, alzo i fianchi, cammino indietro e allungo. Inspiro, piego, cammino in avanti, rimango, abbasso i fianchi, alzo i fianchi e torno indietro. Allungo. Inspiro, piego le gambe, vengo in avanti. Di qua scendiamo completamente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E scendo. Cobra, piccola cobra. Non tanto grande. Chiudi bene. Abbassi lo sguardo. Non vuoi, diciamo, non vuoi stressarlo. Ok, a questo punto, anziché tornare indietro in downward looking dog, guardare che le ginocchia abbiano un child pose, le mani vengono avanti, spalle vengono avanti, petto verso terra, relax, porti di su, porti le gambe giù da una parte, portale in avanti, a questo punto allunghiamoci giù, espiro, relax. Inspiro e relax. Inspiro, espiro e relax. E torna su. Ragazzi, bello allenamento di riscaldamento soft, si chiama fluid proprio perché ci aiuta a ricominciare a far scorrere i fluidi nel nostro corpo.
energeticamente, fisicamente, con la linfa, tutto quello che è vitale per il nostro benessere. Ti aspetto la prossima volta con un altro allenamento. Ricordate sempre che questo, come riscaldamento, è ottimo per tutti gli allenamenti su Now. Passate una giornata splendida alla ricerca della tua importanza su questo mondo, perché io sono convinta che ognuno di noi ha un dono, e io sono convinta che quando troverai il tuo dono e riporterai quel dono a tutto il mondo, sarai una persona più soddisfatta. Ok? Così, passa una giornata spettacolare. Baci dalla Gigi.